Ciao a tutti, sono Vincenzo Greco e in questo video voglio parlarvi del tocco e come migliorarlo. Ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale YouTube, di mettere un like a questo video e magari lasciare un commento. Tutto questo non vi serve, non vi costa nulla, ma aiuta a me a crescere col mio canale di divulgazione didattica. Invece vi costerà qualcosa acquistare il metodo del chitarrista completo, il libro che ho scritto insieme a Alexandra Maiolo. È un metodo molto importante come numero di pagine, oltre 230 pagine. Si parte, diciamo, da livello base fino ad arrivare a livelli molto importanti. È affiancato anche con degli esempi MP3 che possono essere trovati sul web e parte da, appunto, davvero dagli elementi basici per arrivare alle tecniche più avanzate di improvvisazione e di esecuzione. Bene, parliamo del tocco. Il tocco è la firma del chitarrista, però prima di parlare del tocco dobbiamo assicurarci, diciamo, di seguire sempre le 3T, time, tone e tune. Appunto, tune vuol dire essere intonati e per essere intonati e quindi avere un buon tocco dobbiamo avere la chitarra in ottime condizioni. Cosa vuol dire? Che dobbiamo avere uno strumento che ha i tasti regolati bene, perché se la chitarra frusta il tocco sarà inficiato, perché sarà stoppata la corda. Deve avere una regolazione fatta dal liutaio in modo che le ottave corrispondano, cioè una nota suonata ad esempio al terzo tasto della prima corda deve essere uguale un'ottava sopra a quella al quindicesimo. E delle corde devono essere nuove, cioè dobbiamo avere sempre delle corde più o meno nuove in modo da avere appunto l'intonazione perfetta. E poi adesso che vedremo che parleremo di bending, dobbiamo stare anche molto attenti all'usura delle corde sotto. Perché praticamente quando faremo il bending e tireremo la corda, c'è il rischio che se la corda è usurata sotto e se il tasto è sporco, cioè sporco ossidato, fa frizione e oltre a venire male il bending perché noi facciamo più sforzo, c'è il rischio che i tasti si consumino più velocemente e quindi poi saremo costretti a cambiarli. Allora, le tecniche, diciamo, per il tocco, che sono appunto la firma del chitarrista, più famose sono il bending, il pre-bending, il release bending appunto. Il vibrato e il bending vibrato. Andiamo a vedere ad esempio il bending. Se noi suoniamo questa nota è una nota fissa. Mi è venuto spontaneo fare il vibrato, scusate. Questa nota è una nota fissa. Noi possiamo raggiungerla tirando questa. Tirando praticamente una nota un tono primo di un tono, quindi. Cosa ho fatto? Ho tirato il re a mi. In questo caso ho utilizzato tutte le dita a disposizione prima della nota, cioè non ho fatto questo. E poi ho fatto una cosa, ho cambiato l'impostazione che di solito è così, se io faccio una scala, ho sporto il pollice in modo da mettere le dita più verso il basso della corda, in modo da tirarla verso l'alto. Anche perché noi quando tiriamo la corda non dobbiamo spingere contro la chitarra, altrimenti non si muove. La corda va presa più da sotto e spinta verso l'alto. Questa cosa è una cosa importantissima, altrimenti poi i nostri bending non verranno bene. Un altro errore classico che si fa quando si tirano le corde è quello di avvicinare le 3 dita. Di fai questo. Questo è un classico che stoppa la nota. Oppure addirittura di usare ad esempio 2 dita in questo modo. Anche questo rischiamo di non avere il controllo perfetto. Oppure di mettere la mano storta appunto in questo modo. Quindi il bending deve essere ben controllato. Sia che andiamo veloci o andiamo piano, dobbiamo riuscire a intonare perfettamente la nota. Ora andiamo a vedere il pre-bending, cioè quando noi prima suoniamo la nota, quindi, e poi la rilasciamo. Questo è pre-bending e release bending, cioè prima facciamo il bending e poi lo rilasciamo. E dobbiamo aver memorizzato meccanicamente qual è la nota da cui dobbiamo partire, quindi altrimenti non partiamo intonati. L'altra tecnica fondamentale è il vibrato, che prima mi è scappato, mi scappa automaticamente. Praticamente il vibrato è il movimento che possiamo fare con qualunque dito. Il movimento che facciamo intorno alla corda sono tutti i micro bending che hanno come fuoco la nota intonata. Dobbiamo stare attenti a non aggapparci, perché altrimenti se ci aggappiamo alle note rischiamo di stonarle. Un'altra cosa che non ho detto prima,
e che in generale per essere intonati non bisogna spingere troppo, cioè se noi facciamo ad esempio questo. Sentite la nota che si stona perché sto premendo troppo, quindi dobbiamo imparare a suonare sempre delicatamente, altrimenti a prescindere dal nostro tocco la chitarra risulterà stonata. Quindi specialmente quando facciamo il vibrato dobbiamo essere molto morbidi, non aggrapparci, cioè non aggrapparci alla corda e portarla giù, ma farla vibrare in questo modo, o così. Se avete una chitarra tipo una Stratocaster con la leva, potete imitare il suono del vibrato, suonarlo prima con la leva e poi successivamente con il vibrato, cioè così. Ok? Questa è un'ottima tecnica per memorizzare. Io quando ero più ragazzino e ascoltavo, appunto, non c'era YouTube così e si ascoltavano le cassette, non si sapeva mai se il chitarrista ha fatto il bending, il vibrato o il vibrato con la leva o con le dita e lo si imitava a orecchio, quindi spesso si imitavano a orecchio i vibrati della leva. Ok, adesso andiamo a vedere una cosa ancora più complessa, cioè il bending vibrato, cioè tiriamo la corda, arriviamo all'intonazione e poi la vibriamo. Importante è avere controllo e riuscire a riportare la nota all'intonazione naturale della nota tirata. Ok? Questo si può fare su qualunque nota. Come fare a dare un movimento al vibrato? Cioè, che movimento dargli? Possiamo dargli addirittura un movimento ritmico. Se noi ad esempio abbiamo una batteria, sono ottavi, sedicesimi e terzine. Diciamo qua c'è una scuola di pensiero abbastanza frastagliata, c'è chi dice che il vibrato deve avere un tempo, c'è chi dice che non lo deve avere. In realtà io tendo sempre a fare degli studi sul vibrato, sulla velocità del vibrato, per poi essere capace a farlo libero. Un'altra cosa è riuscire praticamente a dare una piccola tirata a tutte le note che noi suoniamo, in questo modo. Qui sono tutti i micro bending, sentite. Ho tirato praticamente tutte le note, di quel poco per fare la sensazione, diciamo, di movimento sempre dell'intonazione. Ora faccio un altro gioco, suonerò la pentatonica e vi farò vedere un esercizio sul bending. Ogni volta mi fermerò su una corda diversa e farò un bending e ritornerò indietro. L'esercizio è così. Pentatonica e la minore. Invece faccio un altro esercizio, suonerò in senso discendente la pentatonica un semitono indietro tirando ogni volta la corda. Sì.
questo modo ho creato un effetto tipo slide, cioè come se la nota arrivasse, arrivassi con uno slide. Ok, non si deve abusare di questi esempi, perché questa è una tecnica abbastanza complessa, però può essere un'idea di spunto. Quindi praticamente tutti questi elementi, più l'attenzione, diciamo, a tenere lo strumento in un certo modo, di non aggrapparsi quando si suonano le scale, se io faccio una scala così, mi aggrappo, si stona, quindi non si è intonato e quindi il tocco comunque è pregiudicato a, diciamo, all'origine. In questo modo potete rendere il vostro fraseggio più interessante e avere la vostra firma, diciamo, più riconoscibile, perché poi ognuno ha un tocco suo e, diciamo, quella è la cosa bella, essere riconoscibili nel fraseggio e nel tocco. Bene, per oggi è tutto, spero di esservi stato utile, ci vediamo alla prossima, ciao!